Vai, sono Andrea Cinelli, faccio attualmente il General Manager per Adacto, che è un'agenzia digitale. In realtà siamo un'agenzia to cure, facciamo prevalentemente attività di comunicazione digitale, ma facciamo anche molto altro. Ho 56 anni, non so, 57 forse, vado per i 57, quindi comincio a essere vecchio, come si dice, soprattutto per queste attività che hanno una larga incidenza nelle fasce più giovanili. Ma non ho particolari motivazioni, ma ne escluderei alcune. Escluderei soprattutto, diciamo, i benefici economici. In realtà noi abbiamo fatto questa attività mettendo insieme competenze che avevamo sviluppato precedentemente, come diciamo e come dico spesso, nella mia precedente vita, dove facevo l'insegnante di filosofia nei licei. Poi in realtà, un po' per passione, un po' per mettere a frutto all'interno dell'attività didattica quelle che erano, diciamo, delle volontà di fare innovazione, mi sono avvicinato all'informatica per capire come fare a migliorare i processi formativi dei miei studenti. E lì dopo è nata una prima attività in parallelo, per cui facevo il professionista, scrivevo quando ancora internet di fatto non era sviluppato, scrivevo ipertesti, ero diventato coordinatore di un gruppo di lavoro che faceva quella che si chiamava allora editoria elettronica e che poi trovava il suo utilizzo all'interno di quelli che erano i CD-ROM, che poi sono diventato una razza in via di estinzione. E lì, oltre ad essere curatore di collane, facevo anche attività di formazione. Lavorando all'interno di questo gruppo, ad un certo punto è nata la volontà di uscire e creare con una parte dei collaboratori di allora, creare l'agenzia. Il motivo era uno solo, cioè quello di realizzare dei progetti secondo le nostre passioni. Quindi non c'erano motivazioni immediatamente economiche, commerciali, ma era la voglia, la volontà di riuscire a fare delle cose che ci piacevano. Ma la famiglia e gli amici lo hanno sempre e comunque un ruolo. Prima di tutto direi che per quanto riguarda la famiglia non mi hanno mai ostacolato nel momento in cui da ingegneria come corso di studi sono passato a filosofia, quindi nessuno ha detto mai niente. Hanno sempre appoggiato, come dire, in tutte le direzioni che avessi voluto prendere. Gli amici sono fondamentali per quello che riguarda comunque la tua formazione. Poi sul fatto di fare impresa, devo dire che uno dei miei amici più cari è anche socio dell'agenzia, lo fece per accompagnarci nell'avventura, un avvocato anche molto stimato, oltre che autore di libri. E l'agenzia è nata per merito e per volontà di fatto di Raffaella, che è la mia compagna con la quale lavoriamo ormai da tanto tempo insieme, quindi la risposta è certamente sì, a 360 gradi sì. Ma la motivazione è fondamentale, poi si tratta di capire quale motivazione. Io non sceglierei mai compagni di viaggio che hanno come motivazione la parte economica, sceglierei solo coloro che sono portati appunto dalla passione, che hanno volontà di fare, di costruire, di fare progetti, che poi i progetti si trasformino in attività imprenditoriali, è un di cui. Com'è un di cui il fatto che ci siano delle ricadute economiche, però non possono essere motivazioni esclusive, almeno non per noi e non per me. Non particolarmente, cioè c'è tutto il ciclo di studi precedente, questo è il modello in cui a cui facciamo continuamente riferimento e se posso dire il modello della didattica con cui facevamo lezioni in classe. Facevamo perché in realtà il mio modello, diciamo, di insegnante e di insegnamento era già di per sé molto partecipato e quindi era in qualche modo una lezione collettiva, che poi non era mai casuale, ma causale, non era casuale, ma era causale, nel senso che c'erano dietro delle motivazioni e delle ragioni molto strutturate che governavano
un apparente caos all'interno della classe. In realtà tutto era molto socratico, se si vuole, e molto guidato. Boh, assolutamente sì, senza aver studiato filosofia non avrei mai fatto questo, né sarei stato in grado di pensare in modo ipertestuale, quindi molto vicino a quello che rappresenta di fatto un sottoinsieme degli ipertesti, che è la rete internet. Quindi fondamentale, formazione. Tutto quello che ho fatto durante la mia attività di docente, che è stata preceduta all'attività di studio e di ricerca per un certo periodo, si è evoluta, diciamo, nel suo strutturare un modello d'agenzia che mettesse insieme gli aspetti umanistici con gli aspetti tecnologici. Noi fin dall'inizio abbiamo avuto un modello innovativo, per questo nel momento in cui noi abbiamo formato il gruppo originario e ci siamo concentrati, diciamo, sull'individuazione di un concetto di impresa che potesse avere una possibilità di sopravvivenza, abbiamo fuso insieme quella che era la nostra cultura umanistica con poi, in un certo qual modo, la competenza tecnologica che serve oggi nel digitale. E quindi abbiamo cercato di individuare un qualcosa che nelle sue radici ci potesse garantire la sopravvivenza, non solo come soggetti, ma come squadra, per passione, come dicevo prima, per quasi per caso. Ci siamo trovati lì e a fare delle cose che in quel momento erano richieste. Poi le abbiamo fatto con una sufficiente dote di innovazione, tanto da essere notati e, non dico reclamati comunque, ma comunque utilizzati. In pratica siamo nati attraverso un bando di finanziamento pubblico della Camera di Commercio di Firenze, che ha finanziato la nostra startup scegliendola tra 400 progetti di impresa innovativa. Furono 20 finanziati, ci dettero un esborso in parte sotto forma di finanziamento senza onere, in parte dovendo rifondare la Camera di Commercio su questo finanziamento. È l'unico finanziamento che abbiamo utilizzato. Ostacoli, diciamo, gli ostacoli sono quelli del mercato. Il mercato, la competitività di un mercato complesso, nel nostro caso su un segmento molto alto, e quindi diciamo i nostri competitor sono molto forti, sono le grandi aziende, le grandi aziende della comunicazione multinazionale, e quindi gli ostacoli sono stati per noi principalmente quelli e lo sono tuttora, oltre al fatto che noi nasciamo in provincia. Noi attualmente abbiamo tre uffici, dal 2002 abbiamo un ufficio a Milano, uno in Messico e questo in Toscana, Empoli, che è la provincia della provincia della comunicazione. E quindi rappresentiamo un corpo estraneo lì dove in realtà sta il nostro mercato. E quindi il fatto di avere un'origine, diciamo, veramente un termine un po' strano, un po' proletaria, no? Un po' marginale, un po' ai limiti dell'impero, cioè proprio sui confini dell'impero, questo rappresenta ancora oggi per noi un ostacolo, per molti aspetti, compreso quello del recruiting, perché avere persone da poter inserire all'interno dell'agenzia che abbiano la nostra esperienza è difficilissimo. No, direi nessuno. Cioè, al di là della startup, ripeto, di cui la Camera di Commercio si fece carico, evidentemente individuando alcuni elementi di valore nell'agenzia, non abbiamo ricevuto aiuto se non perché, e questa è una storia che andrebbe raccontata con più attenzione, se non perché uno dei più importanti imprenditori della nostra area, del settore tessile, che posso anche dire il nome, Augusto Allegri, che ricordo con grandissimo affetto e stima imperitura,
dopo che noi lavorammo per un lungo periodo cercando di contentarlo, perché era una persona assolutamente eccezionale ma altrettanto difficile, per diciamo, dare concretezza alla sua idea di comunicazione su internet, alla fine di questo lavoro ci chiese come avrebbe potuto aiutare questo gruppo di giovani, anche se in realtà io essendo il più anziano non lo ero più, per poter andare avanti e diciamo, trovare quel successo che lui pensava ci meritassimo. E quindi volle entrare in società con noi, tutta la famiglia Allegri, la famiglia Pucci, che era Dianora sorella, poi, e ci dette un finanziamento in cambio di una quota della società superiore, molto superiore al nostro effettivo valore, per il quale noi lo sconsigliamo in tutti i modi, ma per lui l'attività era un'attività che andava al di là, diciamo, delle valenze finanziarie, di operazione finanziaria, ma si trattava effettivamente di fare un qualcosa di meritorio. Noi non abbiamo mai utilizzato questo finanziamento, cioè è ancora lì, all'interno del capitale finanziario dell'agenzia, non lo abbiamo dilapidato, ci ha dato la possibilità di prendere le nostre decisioni con maggior sicurezza e maggior tranquillità. E devo dire che questo va a merito di questi soci, come si dice, di capitale, che non hanno mai interferito nell'attività dell'agenzia, che hanno avuto il merito di credere in delle persone che però avevano visto alla prova. E di questo ne siamo profondamente grati. Mi dispiace che Augusto non ci sia più, perché in alcuni momenti è stato veramente un ispiratore e un consigliere. Le competenze professionali fanno parte di questo gruppo di competenze necessarie, cioè bisogna sapere ciò di cui si parla, questo è fondamentale soprattutto in attività di questo tipo dove la competenza è in continuo divenire. Essere bravi e competenti non vuol dire essere bravi imprenditori, quindi ci sono alcuni casi, alcuni abbiamo vissuti anche noi all'interno di ex soci, molto bravi a fare una determinata attività ma del tutto incapaci di gestire un'impresa, e quindi bisogna essere attenti a moltissime variabili, compreso, e credo prima di tutto, il fatto di calmierare quelli che sono gli interessi personali a favore dell'organismo generale, che è, diciamo, l'azienda, grande o piccola che sia. Quindi mai farsi prendere in un certo senso dall'essere troppo avidi, anche lì dove ci sono degli elementi di positività anche all'interno dei bilanci. Quindi attenzione ai numeri, anche se io non sono un uomo di numeri, però bisogna saper ascoltare chi conosce i numeri e poi alla fine gestire un gruppo di persone, perché per noi l'attività è un'attività basata principalmente su risorse umane, quindi la capacità di gestire le competenze è fondamentale, capacità di guardare i bilanci e fare delle azioni conseguenti a quello che la parte economica ci dice, e sapersi anche prendere dei rischi, perché altrimenti è impossibile in un settore estremamente dinamico come il nostro riuscire a stare al passo con un mercato che è in continua evoluzione. Le competenze generali, cioè io metterei alla base di tutto il buon senso, quindi il buon senso di gestire situazioni che continuamente ti evolvono intorno, però c'è anche da considerare le fortissime differenze che esistono tra le tipologie di impresa, se sono aziende che producono servizi, per esempio le agenzie di comunicazione producono servizi, molto raramente si verticalizzano su prodotti, oppure sono aziende che producono qualcosa e quindi diciamo nella classificazione tra chi fa software, come dire, in senso molto lato, chi fa hardware, altrettanto in senso molto lato, se esiste un magazzino oppure non esiste, se esistono risorse strumentali oppure semplicemente risorse umane. Le variabili sono moltissime. Io comunque metterei ancora una volta
passione, buon senso e l'essere morigerati, che è una cosa che almeno tra di noi consideriamo fondamentale. Aggiungerei tutta un'altra serie di valori, ma sono valori etici, come per esempio il senso di responsabilità, l'essere solidale con gli altri, ma questo riguarda poi appunto il DNA, che almeno per noi è fondamentale. La capacità di prendersi rischi è fondamentale, ma devono essere rischi misurati, se no altrimenti diventano pazzie. Il rischio di impresa esiste sempre, il rischio imprenditoriale è inevitabile, soprattutto lì dove non c'è la certezza di quello che sarà il domani. Molto spesso noi facciamo una sorta di metafora, come dire, che è quella dei navigatori, cioè sappiamo qual è il punto dove vogliamo arrivare, ma quale sia la strada migliore per poterci arrivare non lo possiamo stabilire a priori. Quindi c'è sempre un rischio, ci deve essere la capacità di riadattarsi a quelli che sono gli imprevisti sul sentiero, no? Quindi ora Heidegger parlava di sentieri interrotti. In questa attività i sentieri si interrompono sempre, ma ci sarà uno tra questi che ti porterà un pochino più lontano. Quindi bisogna avere la capacità di iniziare qualcosa e di valutare se effettivamente quella è la strada giusta, senza aver paura di dire devo cambiare direzione. Ma diciamo che il governo è un po' distribuito. Io e Raffaella siamo quelli che prendono di fatto le decisioni, anche perché il consiglio di amministrazione è un consiglio di amministrazione che, non dico formale perché esiste, però è fatto molto in base all'attività lavorativa. Siamo soci lavoratori che hanno, diciamo, la maggioranza dell'impresa in termini societari, e quindi prendiamo delle decisioni con le nostre differenze di visione che sono sempre condivise. Non c'è mai una forzatura da una parte all'altra, quindi questo vale anche per i nostri collaboratori più stretti. Le decisioni sono distribuite. L'esempio del processo decisionale: ci riuniamo alla macchinetta del caffè e capiamo quale sia la miglior strada per procedere. Naturalmente questo implica che hai una struttura molto orizzontale, che ci muoviamo in ambienti non chiusi, che non c'è bisogno di bussare alla porta e prendere un appuntamento. È un tipo di organizzazione che, ripeto, è molto particolare per quanto riguarda noi, è un modello anche organizzativo molto difficile da replicare, diventato un po' l'obiettivo di tutte le agenzie di comunicazione dopo il digitale è esploso a tutti i livelli. Però secondo noi continua a essere il modello migliore anche dal punto di vista delle decisioni. No, noi facciamo creatività a tutti i livelli, quindi è fondamentale. Poi noi non siamo una struttura piccola, ripeto, quindi abbiamo molte aree verticali, però ognuna di queste deve avere la sua creatività. Cioè io non sono un creativo in senso stretto, cioè nel senso che non sono né un copywriter, non sono un grafico, non sono, però ho la mia creatività che si esprime nel mio modo di lavorare, e lo stesso deve esserci all'interno di tutte le differenti specializzazioni, anche quelle più tecniche, deve esserci un contributo creativo anche per chi gestisce attività puramente tecniche, anche perché tutti i giorni si deve interfacciare con chi è creativo in senso classico. Quindi la creatività è ineliminabile dal nostro quotidiano. Come dicevo prima, ci sono tanti sentieri possibili, la gran parte di questi sentieri sono impercorribili e quindi bisogna essere sufficientemente rapidi da individuare strade innovative, soprattutto per chi, ripeto, come noi viene dalla provincia dell'impero. Ogni giorno cerchiamo di fare cose che siano diverse, e quindi, ma diverse perché? Uno, perché facciamo progetti creativi, quindi
siamo, ripeto, creativi anche quando gestiamo un data center, cioè dobbiamo capire come fare a dare servizi, tra virgolette, informatici, che non sono solo informatici, ma sono a servizio della parte di comunicazione, dove la creatività è più evidente e nell'altro caso invece è più sottintesa. Ma non c'è uno iato, non c'è una separazione tra queste aree. Ed è la creatività, come dire, di progetto. Poi c'è la creatività d'azienda, in cui nella nostra storia abbiamo aggiunto servizi, abbiamo aggiunto aree di specializzazione. E questo è un altro tipo di creatività, più strutturale, più di visione, più di processo e meno in senso stretto di creatività classica, lì dove intendo fare cose carine, gradevoli, piacevoli all'estetica. Per noi la creatività è distribuita in tutte le nostre attività, sia quelle che facciamo sia quelle che vorremmo fare. I miei obiettivi a breve e lungo termine sono sempre la sopravvivenza, cioè quelli personali sono quelli di avere la possibilità di prendersi del tempo libero stando bene. Quindi credo che l'obiettivo di tutti noi dovrebbe essere la felicità. Poi, siccome la felicità è irraggiungibile, almeno la serenità, che vuol dire vivere con tranquillità con le persone con cui stai bene. Una parte di queste persone sono anche all'interno dell'agenzia, quindi avere la possibilità di lavorare con persone che ti piacciono, facendo cose che ti piacciono. Quindi le decisioni che abbiamo preso, credo noi, ma che anche personalmente non sono mai state condizionate dalla parte puramente speculativa ed economica. Io devo dire che molto spesso dico sono privo di ambizioni, cioè farei benissimo il gregario, anzi mi piace la squadra, il lavoro di squadra, non ho la volontà di emergere come soggetto, nessuno qui mai ha avuto questo ruolo, ha svolto dei ruoli sulla base di quelle che erano le necessità dell'azienda, dell'impresa, dell'agenzia per poter sopravvivere. Quindi i miei obiettivi a breve e lungo termine sono la sopravvivenza. In alcuni casi i processi sono non del tutto codificabili in un primo momento, è come la scrittura, cioè da sempre si lavora per segmenti, almeno anche lo vedo fatto anche per altri che hanno anche altre attività, però quando scrivono raramente scrivo dalla A alla Z, metto insieme segmenti che poi in realtà hanno una loro logica, una loro, come dicevo prima, causalità, non sono casuali, ma magari sono dei frammenti come la bustina di Minerva, no? Cioè di Umberto Eco, sono piccole cose che però in realtà possono essere poi cucite insieme. Ho sempre fatto così anche quando scrivevo la tesi di laurea, quindi ancora quando continuo a scrivere faccio così. Bisogna avere delle direzioni. Poi l'obiettivo è quello che dicevo precedentemente. Se te hai traguardi qualcosa, lo traguardi perché pensi che sia un obiettivo possibile. Ti avvicini verso quello, ma allo stesso tempo hai necessità di variare. Ma questo vale anche per l'organizzazione delle risorse umane all'interno dell'azienda. Magari prendi una persona perché ti sembra che possa occupare un determinato posto. In realtà non è così e devi scegliere se forzare, diciamo, la persona al tuo disegno oppure cercare di modellare, diciamo, l'azienda sulla base, diciamo, delle persone che hai, delle risorse umane che hai. E quindi l'obiettivo magari cambia. Non è detto che sia esattamente lo stesso che ti eri posto nel momento in cui avevi inserito all'interno dell'agenzia una nuova risorsa, una nuova persona. Però non è detto che sia peggiore, quindi cambi obiettivo, ma cambi direzione, cambi sentiero, però magari continui a vivere, sopravvivi. Ci sono degli strumenti tecnici e delle regole, cioè noi comunque distribuiti geograficamente
dobbiamo utilizzare delle strumentazioni, come dire. Una parte tecnologica per noi è fondamentale, quindi strumenti di videocomunicazione, intranet, lavorare sugli stessi server, il cloud, cioè per noi non possiamo pensare di usare i segnali di fumo, nel senso dobbiamo aggiornare i segnali di fumo a quello che oggi la tecnologia ci mette a disposizione. Ma io credo che la comunicazione chiara sia sempre la comunicazione personale. Persone sanno esprimersi chiaramente gli uni con gli altri in modo non ambiguo e dove ci si possa fidare. Questa è la miglior forma di comunicazione. Non esiste, diciamo, un patto che è inviolabile. Esiste l'etica lavorativa, la morale di ciascuno di noi, e questo ti porta, al di là di ogni forma contrattuale, a avere relazioni chiare. Quindi questo è fondamentale, esprimersi chiaramente con onestà il più possibile, e questo vale più di ogni mail, di ogni registrazione, di ogni contratto scritto. Una sconfitta onorevole, lo dico sempre, cioè abbiamo a che fare con i buyer, la negoziazione, diciamo, contrattuale o commerciale è la sconfitta onorevole. La negoziazione in altri casi, dove non abbiamo da firmare un contratto, la negoziazione è il sapere che spesso l'altro ha ragione. Quindi capire le ragioni dell'altro e in alcuni casi trovare degli equilibri, perché se partiamo dal presupposto di avere sempre ragione, non c'è mai un negoziato, e il negoziato è fatto tra due parti delle quali ognuna detiene una parte della ragione, è diciamo la forma del dialogo, non è che i greci avevano già detto tutto, anzi presocratici, ma per la mia esperienza l'ascolto, al di là del fatto che questo appaia, cioè in alcuni casi devi decidere indipendentemente da quelle che sono le voci di corridoio, però comunque devi sempre ascoltare e capire se le esigenze che vengono poste sono esigenze reali oppure no. E quindi ascolto e decisione, oltretutto stare in prima linea. Per me i leader stanno in prima linea, non è che stanno chiusi nelle scrivanie, si assumono delle responsabilità e rispondono anche di ciò che non fanno. Il team efficiente è fatto da persone che si completano nei diversi aspetti. Il team efficiente può non essere una buona squadra, può avere molta efficienza ma non avere solidarietà all'interno del team. Lì dobbiamo fare delle scelte. La massima efficienza spesso corrisponde al non prendere in considerazione le differenti idiosincrasie, cioè ognuno di noi ha dei punti di forza e dei punti di debolezza. Per raggiungere il massimo dell'efficienza, alle volte non è sufficiente avere punti di forza, come dire, spontaneamente espressi, cioè lì dove le cose ti vengono per talento è molto più facile. Alle volte devi imporre delle cose che però vanno contro, diciamo, le esigenze dei singoli. Devo dire che noi siamo molto poco efficienti a questo punto di vista. No che non lo siamo, noi siamo conosciuti e siamo riconosciuti in una struttura di grande efficienza, ma cerchiamo di mettere ciascuno al proprio posto secondo i propri talenti e di forzare il meno possibile lì dove ci sono delle difficoltà a dare. Questo atteggiamento porta poi a far sì che ciascuno della squadra si riconosca nella squadra, perché di fatto esiste una squadra. E allora anche lì dove siamo meno forti, dove possiamo dare con più difficoltà, si aggiunge la volontà. E questo devo dire che ci ha portato ad essere una struttura che ha molto forte il senso di identità, con persone che stanno con noi per lunghissimo tempo, che sono professionisti che fuori da qui sarebbero pagati molto di più di quanto lo sono qui dentro.
ma con i quali puoi dire attraverserò l'oceano, quindi monto su una caravella e vado a scoprire l'America. E questa è la grande consolazione di tutti gli sforzi, uno dei motivi per cui tutti i giorni uno cerca di venire al lavoro. Esistono dei programmi apposta che governano l'andamento della struttura, cioè esistono programmi di project management che tutti i giorni vengono utilizzati, che definiscono i task di ciascuno all'interno dei singoli progetti, e questa è l'attività quotidiana. Poi c'è il fatto che viviamo noi in un open space, quindi per forza dobbiamo parlare, vederci, controllare, è difficile imboscarsi. E poi c'è l'attività di controllo della parte più economica, la gestione amministrativa viene svolta internamente, perché al di là di chi fa la registrazione semplice dell'amministrazione, abbiamo anche internamente il consulente commercialista, quindi possiamo avere una visione continuativa di quelle che sono i valori sia in entrata che in uscita. Ripeto, i rischi futuri sono ineliminabili, quindi deve avere un sufficiente numero di informazioni verificate per poter poi prendere delle decisioni che siano il meno avventate possibili, ma non c'è certezza le decisioni che prenderai e porteranno un benefit. Noi perdemmo una gara con una grandissima azienda molto tempo fa, era mi pare il 2001, quindi perché noi siamo nati nel 98, quindi siamo nati molto tempo fa, siamo un caso abbastanza anomalo di mantenimento in una struttura del tutto indipendente. Feci questa trattativa, vincemmo la parte tecnica, facemmo un bellissimo progetto, dopodiché mi passarono il buyer per la parte commerciale, quindi se avessi trovato l'accordo con questo buyer allora saremmo stati probabilmente assegnatari. Sembrava un dialogo tra sordi, era anche un momento in cui abituati noi a pensare in termini di servizi di comunicazione, dall'altra parte il buyer tipo non aveva mai discusso con nessuno di questa argomentazione, che era abituato a comprare pneumatici per le auto piuttosto che cerchi, piuttosto che bulloni e così via, quindi due linguaggi completamente diversi. Feci io stesso questa, perché non era possibile che lo facessero altri, anche questo tipo di dialogo che sembrava veramente un dialogo assurdo, proprio della commedia proprio, o dell'espressionismo, proprio una cosa che non si capiva che tipo di linguaggio potessimo usare per poterci intendere. Quindi chiaramente non vincevo questa gara, cioè numero uno la parte tecnica, zero dal punto di vista della contrattazione commerciale, della negoziazione. Rimasi malissimo, perché come dire, c'è sempre l'idea che quell'occasione non si ripresenterà più, e andai da Augusto e gli raccontai questa storia. E lui mi disse, guarda, forse non è questo il momento, non è l'azienda giusta per voi in questo momento. E lì ho capito che bisogna misurarci sempre, cioè avere l'idea di ciò che realmente siamo, non scoraggiarsi mai e porci degli obiettivi possibili, perché la cosa peggiore è uscire frustrati nel momento in cui i tuoi obiettivi sono superiori rispetto alle tue possibilità. In quel momento non avremmo mai potuto avere l'assegnazione di quella gara, perché non eravamo strutturati a sufficienza e sufficientemente credibili, perché è un'azienda multinazionale, la più grande che comunque era ed è in Italia, potesse affidarci qualcosa. E quindi è stata un'esperienza, così come tante altre, che dopo alla fine ti porta a capirti meglio e a porti degli obiettivi che siano ragionevoli. Le mie attività quotidiane sono organizzate poco, non dico male, però comunque poco, nel senso che all'interno comunque di quelle che sono
le cose che sappiamo vanno fatte, diciamo, di routine, cerchi di porre attenzione agli eventi eventuali. Cioè, qui ci sono tutta una serie di progetti in parallelo, numerosissimi e comunque di diversa natura, che richiedono, come dire, un'occhiata, e sono in momenti differenti. In alcuni casi appunto c'è la progettazione strategica, in altra la parte esecutiva, in altra la negoziazione. Sono momenti che, se li metti insieme, fanno la tua giornata, ma non è più come in una fase precedente in cui io mi spendevo molto di più sulle attività esecutive, perché eravamo di meno, eravamo piccoli, io facevo l'attività quotidiana che oggi fanno molti altri. E quindi una delle cose importanti è imparare che non possiamo fare lo stesso mestiere. Questa è una delle cose che risultano fondamentali e che uno impara in corso d'opera, e che diventano uno degli elementi di riflessione nel momento in cui parlo anche con i collaboratori più stretti. È fondamentale riuscire a lavorare, ma anche a far lavorare gli altri, e questo vuol dire cambiare il modo in cui passiamo le nostre giornate lavorative. Cioè, dobbiamo riuscire a cambiare mestiere. Un tempo lo affrontavo meglio di adesso. Lo stress lo affronto, se posso, andando a pescare. Va bene, ma non, questo non mi succede quotidianamente, purtroppo. Lo affronto insieme agli altri. Lo affronto lavorando con gli altri e cercando aiuto. Cioè, una delle cose fondamentali che credo dovrebbe stare nell'agenda di tutti noi, proprio come comandamento, è non aver paura di chiedere aiuto. Una di quelle che ricordo sempre è nel momento in cui facemmo una campagna per un'azienda di distribuzione petrolifera, quindi, e avevamo fatto una campagna che andava dall'online all'installazione sui punti vendita, cioè sui distributori, mettendo tutta una serie di palloni aerostatici sui tetti. Era primavera inoltrata, però la complicazione era elevatissima, e non era una delle attività, quella della gestione dell'offline, cioè dell'allestimento dei punti vendita, che doveva essere in capo a noi, per inaffidabilità dei nostri partner e garanzia nei confronti dell'azienda, ce la dovremmo riassumere su una cosa di cui non eravamo esperti, dovendo gestire poi tutta la parte contrattualistica e tutti gli accordi fatti precedentemente con dei subfornitori che risultarono del tutto inaffidabili. Quindi rischio elevatissimo, rischio veramente molto elevato, anche perché si trattava di un'attività non marginale, molto grande, e che coinvolgeva poi tutta la parte di comunicazione su tutti i media, su tutti i canali dell'azienda. È una situazione di fortissimo stress. Devo ringraziare, che io da solo non avrei potuto gestire, anche perché ti trovi in certi momenti con delle carenze culturali. Cioè, quando si pensa anche alle situazioni difficili di contrattazione, soprattutto ora in Italia, in alquni casi tradizionalmente, diciamo, quando scendiamo verso il sud, che ci sono delle logiche anche un po' più difficili anche da gestire, quando cominci a toccarle ti rendi conto che sei debole. Cioè, chi è abituato alla razionalità e alla ragionevolezza in alcuni casi si trova malissimo, e quindi mi trovai veramente disarmato, con difficoltà a gestire questo tipo di relazione anche con questi subfornitori. Ci trovavamo anche a dover subire, date le forme ricattatorie che ti ponevano. Silvia Storti, una di noi, che adesso spero torni presto, mi fa piacere anche farne il nome, adesso è in maternità, si prese in carico tutto questo con grandissima energia, che da sempre contraddistingue, ed è stato uno degli altri momenti in cui ho chiesto aiuto. Perché no, se hai dei buoni collaboratori, se sei una squadra, come dicevo prima, e non punti soltanto all'efficienza astratta, devi poter
avere persone che si prendono carico delle sue difficoltà, perché ognuno di noi ha punti di debolezza e punti di forza, e le squadre sono quelle che si completano. Ma se devi fare un qualcosa che ti costa tutti i giorni è difficilissimo. Se invece fai qualcosa che si sintonizza la tua passione, allora può diventare sopportabile. In ogni caso, la famiglia ti ha ostacolato? No, Raffaella è la mia compagna di vita e compagna nella gestione dell'azienda. Ci devono essere dei momenti in cui ti dimentichi del lavoro, cioè soprattutto se lavori con dei familiari ti devi dimenticare in certi momenti del lavoro e pensare ad altro. Pro è che puoi fare qualcosa che ti piace e quindi in questo senso sei un po' meno dipendente dalle scelte altrui. Contro è il carico fortissimo di responsabilità verso gli altri, perché tutti i giorni sai che c'è qualcuno che dipende anche dalle tue decisioni e quindi almeno personalmente la vivo con una grande responsabilità che mi sento anche in dovere di mantenere. Certe scelte sono state fatte anche non solo personali ma anche di tipo imprenditoriale per garantire che quelli che hanno dato qualcosa a questa struttura potessero continuare a darla. Quindi ci sono alcuni vantaggi e alcuni onori e moltissimi oneri. Farsi guidare dalle proprie passioni. Le competenze verranno, scegliersi persone che magari hanno meno competenza ma sono affidabili, perché se hai la motivazione la competenza la trovi. Dare spazio ai giovani, dargli fiducia il più possibile, aspettandoli, questo fa parte anche questo dei rischi imprenditoriali, fare delle scelte che siano commisurate alle tue possibilità, non fare l'imprenditore a tutti i costi, non è necessario farlo, è uno dei difetti, come dire, un po' della gioventù, ma un po' anche del nostro territorio, della Toscana, in particolar modo, di tutta l'Italia, il voler essere imprenditori per forza, alle volte non è consigliabile. Si può essere altrettanto importanti e forse più produttivi stando all'interno delle squadre. E considerare la propria creatura, se siamo imprenditori alla fine, è come tale, è come una persona. Quindi va mantenuta viva, non va portata all'esasperazione, è un organismo molto delicato e quindi bisogna rispettare la struttura e farla vivere senza depredarla delle sue ricchezze. Quindi bisogna essere molto morigerati per fare gli imprenditori.